Oggi andremo alla scoperta di un altro borgo, ma questa volta non sarò da solo, sarò con una guida speciale, con chi ora lo andremo a conoscere. Giuseppe, allora, se mi accompagni oggi ti porto alla scoperta di un borgo piccolo, ma veramente interessante, ricco di valenze, Jelci. Andiamo. Andiamo. Raccontami una storia, grande nonna Quercia, su. Raccontami una storia. Parlami del borgo, di pene quotidiane, di sacrifici, lotte, partenze per l'eterno al di là di quei mari che dicono grande oceano. Sussurrami di Jelci come fosse musica, di rintocchi di campane e umili mestieri, e volti come mappe e mani come zappe. Confidami di pranzi, brindisi e riposi, promesse, impegni e gemiti, sotto l'offerta d'ombra di quegli amori giovani carpiti nel segreto. Mi sdraierò ai tuoi piedi, mi appoggerò al tuo tronco come un monumento saggio, antico. Ne conterò gli anelli, uno per uno, ne sfiorerò le rughe, fogli del libro sacro. Dai. Raccontami una storia, grande nonna Quercia. Narrami ciò che hai visto. Che io possa sussurrarlo. Che io possa dirlo ad altri. I vecchi. Me ne ricordo alcuni alla fine della loro stagione, a sera davanti al fuoco, con lo sguardo già rivolto altrove. L'alone caldo, arancio delle fiamme, avvolgeva e ammorbidiva spesso i contorni netti e segnati del viso. Ai riflessi del fuoco, i gesti, le parole di alcuni sembravano addirittura solenni. Quando un vecchio muore, oggi più che mai, muore credo un pezzo di paese, un pezzo di memoria storica, di tradizione, una fetta di vita se ne va. Una pagina si volta, un vuoto immenso, incolmabile si crea per far posto ad un'altra storia, sì, ma completamente diversa. Con i vecchi che se ne vanno, ad uno, quella di ieri sta svanendo. È il paese che sta morendo. È il paese, la tua storia che se ne va. Siamo all'interno della cripta dell'Annunziata di Jelci, che raccoglie affreschi della fine del 1300. È stata scoperta nel 1947, casualmente, in seguito ad uno spettacolo teatrale. Un regista di Jelci
Domenico Petruccioli decise di far scavare la buca per il suggeritore per aiutare gli attori. Facendo il foro sul presbiterio della chiesa, che era utilizzato come palcoscenico, gli operai caddero giù e scoprirono questa cripta. La cripta raccoglie un ciclo quasi completo di affreschi che raccontano la vita di Cristo ed alcune iconografie di santi. Nella prima volta ci sono tutte scene della passione di Cristo, quindi l'ultima settimana della sua vita. Nell'altra, scene della vita di Cristo bambino e giovane, tra cui emergono due scene sicuramente più importanti dal punto di vista artistico della cripta, che sono il battesimo di Cristo, dove Cristo adulto appare completamente nudo, e la guarigione in giorno di sabato, dove Cristo compie un esorcismo. Il ballo dell'orso, da cui poi trassi questa trasposizione di tipo pantomima teatrale, cioè la ballata dell'uomo orso, si rifà ad un antico rito di fertilità. Nel Molise ve ne sono ben quattro in totale. Sono riti ancestrali che si rifanno appunto a Dioniso e dovrebbero incentivare, attraverso il sacrificio dell'animale zooantropomorfo, quindi un uomo vestito con pelli d'animali, dovrebbero incentivare appunto un raccolto fertile, come a suo tempo, molto prima, una caccia abbondante. Questo museo racconta come un paese di circa 2000 anime diventa artigiano per un mese intero, mettendo in campo in sinergia le migliori risorse intellettuali, spirituali, che ci vuole anche tanta forza d'animo nel farlo, delle persone, e soprattutto racconti di una dimensione oblativa. Come si vede, nessuna opera è firmata, tutto è donato, quindi siamo nella dimensione del dono, non del regalo, del dono. Quindi i ragazzi donano il loro tempo, la loro intelligenza e la mettono a disposizione di tutti e in armonia tra loro. È una delle dei valori straordinari questo museo. All'interno del museo ci sono varie strutture di carri allegorici, miniatura e moderni. E si parte con la traglia, che è il carro più tradizionale e più antico di tutta la festa del grano. È un mezzo di trasporto che viene trainato da buoi e arricchito da covoni di grano durante la sfilata. Poi si passa ai carri in miniatura, che sono quelli che vengono realizzati, diciamo, da bambini, e dopodiché si passa ai carri moderni, quindi quelli più lavorati tecnicamente, anche più grandi, e tra cui quelli più importanti sono quelli che portano proprio la statua di Sant'Anna durante la sfilata. Il carro più importante in assoluto, che è stato anche a Roma da Papa Giovanni Paolo II, è la Porta Santa, fatta nel 2000 e portata a Roma dal Papa per una benedizione. Il Papa la osservò e disse anche la sua famosa frase: "Sembra oro". Il mio cuore è ormai tutto in quel vicolo, ed è impastato di farina, di pane appena sfornato, di maccheroni al sugo. E tra la cenere della brace, tra il rosso della conserva e quello del vino, nel profumo rancido del lardo e in quello aromatico del basilico cresciuto sul davanzale,
nel profumo del rosmarino, in quello del bucato steso, o in quello aspro dolce del letame al sole o del formaggio raffermo. Aleggia tra il fumo del camino, si insinua tra l'erba dei miei campi, riposa sui sacconi di sfoglie di gran turco. E ormai rintanato lì, in quei 50 o 60 passi da lungo a lungo, e quasi 5 tra casa e casa di Rua Papale. La festa iniziava molto prima del 26 luglio e cominciava con la mietitura del grano. Ci si alzava presto, prima dell'alba, per raggiungere i terreni da mietere. Tra le onde di spighe rimbalzavano battute gioiose, provocazioni, lazzi, canti. Il mare d'oro era enorme e bisognava farsi coraggio con allegria per lenire la fatica e non perdere il ritmo, su e giù con la schiena. 2 o 3 falciate, formare il manipolo, poggiarlo tra la stoppia, su e giù con la schiena. Un sorso fresco dalla quartara, 2 o 3 falciate e su e giù con la schiena, su e giù. E noi ragazzi dietro a raccogliere e riunire i manocchi e legarli per formare i covoni. Facevamo a gara per mostrare rapidità e bravura per un complimento o la 10 lire di premio che ci avrebbero regalato a Sant'Anna.